Eccoci qua, buon pomeriggio e bentrovati almeno da parte mia per questo nuovo appuntamento con scritture e scrittori, dove naturalmente la protagonista, come sempre, è Gabriella Maramieri, che è qui accanto a me. Buonasera, Buonasera buonasera. Gabriella. Allora, oggi parliamo di un libro molto interessante, almeno ne parlavamo prima di appunto venire qui in Sì. onda, perché è La zia subacquea e altri abissi familiari. Questo è il titolo del Ciao. libro di Enzo Fileno Carabba, che è l'autore. E che mi dici innanzitutto di questo autore e di questo libro? Allora, quest'autore è un grande autore, parliamo di talento, è un autore che esordisce abbastanza precocemente e vince il prestigioso premio Calvino. Calvino nel 1990 con Jacob Pesciolini, che fa parte idealmente di una trilogia di romanzi fantastici. Quando parliamo di Enzo Fileno Carabba e parliamo di generi, romanzo fantastico, romanzo realistico, va sempre preso un po' con le pinze, perché ha una scrittura tutta sua, unica. E gli altri due sono La regola del silenzio e La foresta finale, sempre pubblicati da Einaudi. Poi decide di cambiare strada, di riconciliarsi con la realtà e scrive un altro libro, che però viene pubblicato prima in Francia e poi successivamente in Italia da Marsilio. Il titolo è Pessimi segnali. Poi è autore di un altro delizioso romanzo intrigante, con un poco di zucchero, pubblicato da Mondadori, ma in realtà lui ha scritto anche molte storie per ragazzi, un romanzo storico, sceneggiature. È anche un giornalista, anche una rubrica sul Corriere Fiorentino. E ha studiato musica, è anche un subacqueo. Quindi ha una Fa di formazione, tutto sì, proprio. ha scritto anche, firmando questa rubrica sul Corriere Fiorentino, si è ispirato alle storie d'amore della rubrica e ha scritto una serie di racconti pubblicata sotto il titolo L'Enciclopedia dell'Amore. Noi però stasera parliamo della zia subacquea e altri abissi familiari. Che Una tu hai letto bellissima naturalmente. tutto, dall'inizio alla fine, non mi sono persa manco una virgola perché è un libro affascinante, ha una scrittura fluida, ipnotica oserei dire, incantevole e al tempo stesso un tipo di linguaggio molto semplice, molto diretto e poi pieno di ironia, si ride molto in questo libro ed è un'ironia che salta fuori dalle situazioni più impensate, quindi anche divertente, impossibile non arrivare alla fine Però anche a gran questo è velocità. quindi è un libro dove si parla molto di mare, È un suppongo. libro dove sì, però il mare è una metafora, si parla di parenti straordinari, si parla di tantissime cose. Allora, il libro inizia con la storia di Nuccio, che ha 7 anni e si trova in vacanza con i nonni lungo la costa abruzzese, San Vito Chietino per l'esattezza, che è un posto incantevole, immaginiamo l'Abruzzo degli anni 70, non ancora pieno di alberghi, di turisti, quindi abbastanza semideserto. Questo ragazzino che ama nuotare, segue questa zia subacquea che è un po' una spericolata, è la più silenziosa della famiglia, che però ha un carattere molto preciso e che ha con il nipote un rapporto quasi telepatico, si intendono quasi senza parlare. Lui, senza farsi vedere, la segue fino allo scoglio di fuori, così almeno lo definiscono, questo scoglio lontanissimo, da cui si vede la spiaggia diventare sempre più piccola e lui la vive come un'impresa straordinaria, tra l'altro lo è. Poi c'è questo suo amore per gli scogli, per le conchiglie, per la cattura di questi granchi enormi che in Abruzzo chiamano pelosi. Il rapporto con la natura selvaggia, lui a un certo punto raccoglie piante, sassi particolari, oltre alle conchiglie, dei funghi, e
lì piazza, li posiziona intorno al suo letto e definisce tutti questi oggetti che si accumulano ogni giorno di più, la barriera corallina, ed è molto orgogliosa di questa sua collezione. E, è un bambino speciale, un bambino che è convinto di avere dei poteri soprannaturali e probabilmente li ha anche perché ha delle premonizioni che puntualmente si verificano. Sente anche le voci, è in contatto con la voce del poeta Vate di Gabriele D'Annunzio. E soprattutto ritiene di godere di quella che lui chiama l'immunità, si sente protetto da tutto e da tutti perché ha probabilmente questo sentimento è alimentato da questa famiglia particolare. Lui parla soprattutto di figure maschili, grandi parlatori, che hanno dei litigi continui, descrive litigi a Natale, litigi di Pasqua e tutte le feste Un comandate, classico, bene o un classico. male, eh? Non si capisce bene all'inizio se è spaventato da queste esplosioni di ira furibonda. Scatenate dal nulla, e però poi si capisce bene alla fine del libro perché ritorna su questo motivo che in realtà si rende, intuisce, si rende conto quindi in maniera così già da subito che deve proprio a questo umore familiare così battagliero questa una sorta di eredità per le emozioni forti. Che cosa gli insegna? Gli insegnano che la gioia è veramente gioia, la rabbia, cioè, veramente le emozioni così come sono, non mascherate dalla diplomazia, Cioè, tutto viene dal. vissuto Sì, intensamente, qualunque tipo di quindi è come se situazione. lui avesse ereditato proprio il clima del. Questi adulti come se fossero anche un po' adolescenti, no? Chi è che si può permettere di sentire in modo. È un patrimonio, comunque una grossa risorsa. Lui infatti poi scrive che deve a queste persone la sua forza, la sua energia, probabilmente anche la voglia di raccontare, di scrivere, il suo, non dico il talento, no, però insomma il suo bisogno di raccontare, di non lasciar correre. E quindi c'è questa descrizione, in realtà il libro riguarda una quarantina d'anni, io Ah, adesso sto quindi descrivendo si perché c'è parte il da nuccio da piccolo, poi piccolo. diventa grande, perde a un certo punto, c'è un capitolo che si intitola La scatolina, perde un po', è come se a quel punto finisse l'infanzia, l'adolescenza e diventasse Uomo. grande. Per cui a un certo punto perde questa senza, questo alone magico con cui lui percepisce la realtà e poi ci sono tutte le varie tappe fino al matrimonio che non è descritto perché non era funzionale alla storia, i quattro figli che lui chiama i quattro elementi e la progressiva perdita, forse di questo sentimento magico, questa sensazione. Quando si legge questo libro ti viene recuperi, anche se infatti non si può descrivere un libro fantastico, assolutamente recuperi proprio il sentimento di anche un po' di onnipotenza che ha un bambino, anche un adolescente, di forza, di energia, di vitalità. È una boccata di ostiaia pura, che poi progressivamente forse un po' si attenua, ma non si perde mai del tutto. Adesso possiamo forse. Infatti dovremmo avere in collegamento telefonico Enzo Fileno Carabba, che è appunto l'autore del libro La zia subacquea e altri abissi familiari. Non so se ha avuto modo già di sentire la descrizione, o almeno parte della descrizione che ha fatto Gabriella Maramieri di questo suo libro. E innanzitutto buonasera e Buonasera. benvenuto. Sì, ho sentito una parte. Sì. Io, se permetti, Gabriella, la prima domanda gliela faccio, poi dopo te lo lascio tutto. Però mi sembra di aver capito che in questo libro, appunto, La zia subacquea e altri abissi familiari, c'è molta autobiografia. Sì.
posso raccontare qualcosa sulla nascita del libro. Io prima di allora avevo scritto per lo più cose di letteratura fantastica e poi invece una serie di episodi autobiografici continuavano a tornarmi in mente e non avrei pensato di scriverli, però insistevano a tornare, ho detto ma ci sarà pure un motivo per questo e quindi partendo proprio dal sentimento dell'onnipotenza ho fatto in tempo a sentire questo, no? del bambino che pensa di essere onnipotente, ho detto ma cominciamo a raccontare questi episodi. Mi rimbomba tutto, voi sentite bene? Sì, sì, noi sentiamo bene, perfettamente. Benissimo. E quindi sì, la base è autobiografica, sono tutti episodi autobiografici, ecco. Scelti, naturalmente il punto, diciamo, come li scelgo, no? Perché chiunque nella vita ha un sacco di episodi irrilevanti ho cercato di scegliere quelli in cui si manifestava un potere, diciamo così. Infatti un titolo possibile era Storia dei miei poteri. Poteri tenui, ma con una loro intensità. Gabriella. Prima di parlare della zia subacquea, io volevo farle una domanda. Ho pensato al libro L'enciclopedia dell'amore. Parlare d'amore significa addentrarsi in un territorio potente, parlando di poteri, sì. Quindi di cioè, l'amore è un sentimento fatto di luci, di ombre, dove la sincerità e l'autenticità sono essenziali, sono fondamentali, sono alla base di un sentimento del genere. Allora mi è venuto in mente che è un motivo che torna molte volte anche nella zia subacquea, e in particolare ho pensato alle considerazioni, ai suggerimenti, ai dialoghi di questo zio Manin, quando dice che bisogna, per probabilmente diventare adulti o anche vivere pienamente, bisogna avere il coraggio di guardare in faccia i moventi, che cosa c'è realmente dietro gli accadimenti, quali sono veramente le motivazioni che ci fanno fare una scelta invece che un'altra, che ci fanno prendere una strada invece che un'altra, quindi significa assumersi, presumo, le responsabilità delle proprie scelte, delle proprie decisioni. Allora le chiedo, che succederebbe se non si, che succede se non si seguono i consigli di questo zio? E quindi si, non so, magari si dà la colpa agli altri oppure ci si rifiuta di vedere, di leggere la realtà per quello che è, quindi non si ha il coraggio di vedere. Che succede? Sì, sì, c'era questa frase sempre ripetuta per l'appunto da mio zio: bisogna avere il coraggio di guardare i reali motivi che sono alla base degli avvenimenti. Che lui in realtà ripete anche scherzando, no? Perché in qualsiasi situazione lui se la può utilizzare questa frase, che in effetti può valere sempre. Però io ho provato ad applicarla veramente, no? O comunque a guardare questi episodi per quello che mi sembrava che fossero, perlomeno per quello che nella mia memoria sono, ecco, diciamo così. E mi ricordo, ho letto un brano di Krishnamurti che diceva: ma non bisogna cercare di migliorare, perché uno che cerca di migliorare già fa una violenza, ha già perso la lotta, no? Bisogna osservarsi e basta. Ora non so se questo sia giusto o meno nella vita, però il concetto mi aveva colpito tantissimo, e così questi episodi sono raccontati in questo modo, no? Non cercando di migliorare o di migliorarsi scrivendo, ma guardandoli per quello che sono o che sembrano essere, ecco. Vi è già nella scrittura un atto di coraggio fondamentale, perché è vero che la scrittura è trasfigurazione, ma è anche un modo per raccontarsi, no? Sì, sì, infatti questo per me è un punto molto importante, per questo dicevo prima, no? Che io prima avevo scritto vari testi di letteratura fantastica, a me sembrava
che fosse meglio, diciamo così, perché pensavo di raggiungere chissà quali profondità. E poi a un certo punto mi è venuto il dubbio, uno, che non lo stavo raggiungendo affatto, due, che magari queste mie profondità non erano così interessanti come pensavo io, e invece gli episodi reali, o ricordo gli episodi reali che contengono delle persone vere, poi in questo caso, nel caso di questo libro, persone amate, perché la scelta è stata anche quella di raccontare quasi tutti gli episodi carichi per me di sentimento e anche di luce in questo caso, nel caso di questo libro. Insomma, in questo caso, raccontando di persone amate, dovendo maneggiare quindi un materiale molto delicato, io ho scoperto la delicatezza nella scrittura, o un tentativo di delicatezza, una cosa che io non conoscevo. A me piaceva il personaggio che arriva, gli fa schifo tutto, e ancora mi piace perché dà una certa soddisfazione, e soprattutto inventando, raccontando storie fantastiche, è più semplice, no? Il pistolero può essere un pistolero vero o psichico, comunque il pistolero, uno arriva in un posto, dice, sono tutti scemi, sono tutti brutti, e invece in questo caso, dovendo trattare un materiale così importante per me, allora agguantarlo, prenderlo, maneggiarlo, richiedeva una diversa sensibilità delle parole. Cioè, questa è una ricaduta naturalmente sulle parole che una persona usa. Allora, io vorrei leggere una cosa sulla questi litigi a cui accennavamo prima. Allora, una volta vedemmo un film dove c'era una grande cupa scena di litigio in famiglia, poteva essere un film di Bergman, ma questo è niente, è troppo sdolcinato, osservò mio padre. Mio zio un'altra volta, finito il tradizionale litigio natalizio, disse a mio padre, in quei momenti avessi una pistola sparerei. Anch'io, disse mio padre. In verità non ricordo che in queste scenate qualcuno abbia mai picchiato qualcun altro. Era solo un grande spettacolo, liberatorio, presumo, a giudicare dalle facce degli adulti dopo. L'energia psichica che si sprigionava dalle nostre scenate ha nutrito tutte le mie rinascite. Mi ha molto colpito questa descrizione e mi ha toccata dal vivo, perché magari il Nuccio da bambino forse era turbato, spaventato da questa vivacità degli scambi familiari, ma in realtà si intuisce benissimo che è molto riconoscente poi da adulto. È d'accordo? Sì, sì, è vero, è proprio così, perché appunto la famiglia descritta, che poi è la mia, è una famiglia particolarmente litigiosa, quindi divampavano questi litigi anche per futili motivi, soprattutto per futili motivi, o motivi che da fuori sembrano futili. E quindi, beh, era per me, per il protagonista, insomma, come si voglia definirlo, era anche un po' un motivo di turbamento, insomma. E anni dopo parlavo con un mio amico di questo, e lui, sentendo questi episodi, diceva: no, ma solo questi tuoi familiari sono solo persone molto reattive. E allora l'aggettivo mi ha colpito tantissimo. Dice: no, non vederli come litigiosi, no, reattivi, sono persone che reagiscono. E allora ho cercato appunto di raccontare anche questi litigi come in questa chiave, una chiave di grande, anche eccessiva, comunque di grande reattività, avendo poi nella vita, crescendo, conosciuto anche tante persone, famiglie o persone poco reattive, sempre giù, depresse, eccetera, con la distanza ho apprezzato questa alcuni aspetti, ecco, di questa reattività. Uno di questi era quello appunto che presente lì nel brano che avete letto, che dopo era come una smosso delle acque, aver smosso delle energie, cioè non era come, proprio muoveva delle energie, c'era come un rinnovamento, ecco. E quindi sì, questo è
un esempio di un aspetto del libro a cui tengo, cioè che, perché per me è anche un'esperienza che sì. ho fatto, questo aspetto del libro, cioè di episodi che sarebbero negativi raccontati nel loro aspetto luminoso. Poi cioè, ci sono tante pagine che riguardano questa barriera corallina. All'inizio ho pensato è una barriera per difendersi dal mondo, però poi dopo mi sono accorta, riflettuto meglio, lo dice anche espressamente, che in realtà era un aprirsi alla conoscenza universale. Questo ragazzino era attentissimo, innamorato della vita, del mondo, di tutto. E quindi era un modo per fare esperienza, per portare il mondo dentro la sua stanza, non per chiuderlo fuori. Quindi esattamente il contrario. Sì, 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 io avevo, a dire la verità, ho ancora questa collezione di conchiglie, minerali, animali, cosa tipica, penso, dei bambini, ma... nel mio caso aveva insomma raggiunto delle enormi proporzioni per un bambino, e quindi era come un universo, insomma mi sembrava proprio che dentro alcuni scaffali poi si prolungasse, si espandesse, quindi sì, per me non era non è una forma di chiusura, è come se si espandesse a tutte le parti, in tutto l'universo, questo almeno nella percezione di questo bambino che ha queste visioni di diciamo onnipotenza o di onniscienza, anche perché è convinto, perché io prendevo questi libri anche di scienze, li leggevo, non ci capivo niente naturalmente, però era bella l'esperienza di credere, di capire tantissimo. Ecco. Poi succede qualcosa, c'è un capitolo intitolato La scatolina, che adesso non narreremo, comunque lì c'è proprio la fase di passaggio in cui Nuccio dice, questo è un episodio perché un suo amico gli fa una domanda, gli chiede a che cosa serve tutta quella roba, e lui si guarda attraverso gli occhi dell'amico, pensa a un coleottero che non, perché lui cattura anche i coleotteri, e a un certo punto è come se in quel momento l'innocenza, questo sentimento panico, venisse bloccato, venisse lacerato dalla nascita di una forma, io l'ho interpretato come senso di colpa, la nascita della coscienza, sì. senso, forse del senso di colpa. Sì, sì, è così, perché il libro segue lo sviluppo, insomma la crescita di questo soggetto, che inizialmente per lunghi anni ha questo senso appunto di una potenza, anche di estasi frequente, no? E, di fronte alla natura, però crescendo naturalmente a un certo punto dice, ma trova delle voci dentro, fuori di sé, ma forse sei scemo, no? Ma cosa fai con tutta questa roba? Poi c'è anche il senso di colpa legato a alcuni episodi, insomma, che ora non sto a raccontare, però c'è qualche cosa che si incrina, no? E quindi però non è che sparisce, non è che solo che riceve un colpo, insomma questa percezione magica del mondo riceve un duro colpo, quindi forse un tema, o comunque un tema che mi interessa, che mi sembra sia nel libro, è come questo senso può trasformarsi senza sparire, può evolversi, può rimanere prendendo altre forme, pur mantenendo, cioè voglio dire, muovendo da alcune fratture, cioè per dire, io insomma la protagonista aveva tutti questi animali sotto formalina, anche pesce, e quindi la camera piena di questi animali, e quindi non so, le prime ragazze o gli amici, ma cos'hai, no? Cos'è tutta questa roba, appunto. E lui dice, ma in effetti cos'è?
si deve interrogare su questo. Allora, mi dicono che c'è pochissimo tempo, io avevo preparato molte altre domande, purtroppo c'è stato anche un ritardo. Un'ultima domanda, siccome si tratta di una scrittura veramente notevole, di storie meravigliose, non nel senso della favola, vi faccio un'ultima domanda, come ci si salva, come fosse uno studente, una persona che si iscrive ai corsi di tecniche narrative, perché lei mi pare che si occupi anche di tecniche narrative, allora come ci si salva dalla standardizzazione, dall'appiattimento delle storie tutte uguali che imperversano e che sinceramente cominciano a stancare? Dunque, non lo so, posso dire appunto quello che è stato il mio percorso, almeno per questo libro, che era, il titolo originario era Discese Estreme, cioè consistevano, quindi ogni capitolo consisteva secondo me nello scendere e prendere qualche cosa che per me contava veramente tantissimo, qualche cosa che era un episodio, una cosa anche piccola, che era stata decisiva per me. E io penso che questo sia un modo, ecco, al di là di tutta la struttura, che ci può essere una narrazione, di tutti i problemi di suspense, oppure no, di dire no, ma qual è una cosa che è stata decisiva davvero, davvero per me. E io penso che se ognuno di noi, insomma, ne segnasse alcune, verrebbero fuori per tutti degli elementi, delle storie, dei frammenti, qualche cosa di imprevedibile. Come per esempio nelle storie d'amore che citava prima, quando io chiedo alla coppia quali sono le cose veramente importanti, quelli che davvero arrivano a dirle dicono cose sorprendenti. Certo. Bene. Grazie. Grazie al nostro autore di oggi, Sofiano Carabba, per essere stato con noi. Ci sentiamo al prossimo libro, magari. Benissimo, grazie a voi. Grazie. 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 E grazie naturalmente, come sempre, anche a Gabriella, precisa e perfetta, puntuale nelle domande, nello studio di questi libri che poi appunto riusciamo ad approfondire. Mi dispiace che non abbiamo mai così tanto tempo, Gabriele, no, però purtroppo, purtroppo. I tempi televisivi sono quelli che sono. Grazie davvero per essere stata con noi, alla prossima. Alla prossima. Ci vediamo tra poco noi.